parliamo del tanto chiacchierato aumento dell'IVA e siamo a fare un punto di riflessione con Jacopo Deria, presidente di Confcommercio Firenze. Benvenuto a Radio Bruno, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Allora, innanzitutto, qual è il vostro punto di vista come Confcommercio? Quali sono i dati che stilate con l'aumento dell'IVA? Beh, allora, purtroppo è una situazione che peggiora già quanto di brutto c'è in questo periodo, nel senso che la situazione è che nel commercio in genere un continuo calo dei consumi e sicuramente l'aumento dell'IVA non farà altro che aumentare questo divario, perché c'è un primo problema. Il primo è quello legato a che fatto che i clienti finali pagheranno tra virgolette in più questa tassa, in un momento dove consideri che il gettito già con il cambio, diciamo così, dal 20 al 21 invece di essere aumentato è diminuito. Qui si parla di nel 2012 è calata di circa, cioè da 117,5 miliardi, siamo calati al 115,5. Cioè non sono cifre da poco. Poi se vogliamo dire che ogni famiglia spenderà più di 350 euro in più all'anno, lei consideri naturalmente le famose spese incomprimibili delle famiglie continuano ad aumentare e ecco che poi si rivà sui consumi. Ecco, un rincaro dei prezzi che aumenta dello 0,4%, questi sono i vostri dati. Ma allora, intanto sicuramente no, 0,4%, questo è quello che si verrà determinato, diciamo, come rincaro dei prezzi. Il fatto semmai è che molte aziende che hanno, ad esempio, faccio un esempio, alcuni dei settori che vendono già IVA inclusa, bene, non è normale che sia, anche col business to business, cosa fanno? Siccome hanno già dei contratti in essere, il prezzo non lo possono cambiare, di conseguenza il fatto che vendendo IVA inclusa questo 1% va ancora di più a assottigliare il profitto che la società ha su quel prodotto o su quella vendita o su quel servizio. Parlavo oggi proprio con un collega che dice: guarda, solo con il cambio dell'IVA io per questi 3 mesi perdo 30.000 euro. Oggi anche un'azienda importante, 30.000 euro hanno un senso, può essere uno stipendio di una persona, capisce? Allora dice: vabbè, faccio a meno di una persona, solo con un calo 1% un'azienda qualsiasi potrebbe decidere: beh, devo fare a meno di una persona, perché ho 30.000 euro in meno, 35.000 euro in meno di ricavi e farò con quella. Però quella famiglia che perde il lavoro naturalmente ne soffre anche questa. Un aumento dell'IVA che andrà anche ad incidere fortemente anche in un mese importante come quello di dicembre, appunto, che ormai sta arrivando, per le festività e per le spese ci sarà sicuramente un calo. Beh sì, questo, l'effetto negativo sulle spese di dicembre è sicuro. Tra l'altro questo è uno dei momenti, diciamo tra virgolette, clou dell'anno, nel quale magari si spera che l'euforia, diciamo così, del Natale possa incentivare le persone a spendere qualcosa di più o comunque spendere per dei regali, perché deve considerare tra l'altro che con la crisi non c'è solo un problema di calo di consumi perché le persone non allocano più questi o alcuni soldi per acquistare determinate cose perché non ce li hanno, un po' è vero non ce li hanno, un po' però c'è questo grande clima di incertezza che dice: bene, allora, infatti non so se lei lo sa, ma sono aumentati la tendenza al risparmio, quindi invece di mettere in beni di consumo o servizi si mettono nel risparmio perché c'è questo clima di incertezza. Quindi Natale, che è il momento, diciamo, come dicevo, un momento clou per il commercio e che anche pensando, sperando, tra virgolette, un'euforia quasi un po' drogata, che è l'unico momento dove eventualmente i consumi possono aumentare, con questo aumento anche dell'IVA certo lo possono magari anche deprimere.